Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Io non lo so se anche voi a scuola avrete avuto quel maestro o maestra che magari è stato così importante per voi e vi ha fatto cambiare un po' la vostra vita e che ha avuto una grande influenza sulla vostra persona. Ma immaginatevi avere un insegnante che voi rispettate così tanto che tuttavia farà qualcosa di terribile nei vostri confronti. Questa è la storia di questa insegnante che era amata e apprezzata da tutti fino al giorno in cui decise di usare il suo potere per, diciamo, qualcosa di per nulla nobile. Entriamo adesso nel vivo di questa storia. La storia è quella di questa ragazza che, come potete vedere, era giovane, bellissima e avrebbe avuto sicuramente un felice futuro davanti a sé. Si è laureata col massimo dei voti nell'Università dell'Arizona e aveva una brillante carriera come insegnante davanti a lei. Si è anche sposata, ha avuto una bellissima cerimonia di matrimonio con il suo ormai ex marito e tutto sembrava andare, diciamo, alla grande per questa ragazza. Aveva ottenuto il suo impiego come maestra delle elementari e era stata nominata maestra dell'anno in più occasioni. E sembrava che il suo futuro sarebbe andato ancora meglio quando le è arrivata una importante opportunità per lavorare in questa La Brice Academy. Tuttavia è proprio qui che la sua carriera andrà a rotoli. Un giorno, come tanti, l'insegnante disse ai suoi studenti che se ne sarebbe andata via, che non ci sarebbe stato il giorno dopo, non sarebbe stata presente a scuola e ha detto di mandarle un messaggio a chiunque si sentisse, diciamo, annoiato. Tuttavia, una conversazione con uno degli studenti prese una strada piuttosto scioccante che ha scioccato l'intera nazione. Infatti iniziò a chattare con un suo studente e la conversazione si fece sempre più, diciamo, inappropriata finché i due si incontrarono e si baciarono. La loro relazione continuò per un po' e era sempre più pericoloso e il ragazzo disse alla polizia che i due si incontrarono per la prima volta a casa dei nonni di lui. Praticamente l'insegnante si recò in questa abitazione nel cuore della notte e i due se la svignarono per trovare un posto dove appartarsi. Yeah, we're like texting we were really texting and then I told her that I was at my grandparents' house and she said, "Let me come over." I said, "LOL," and then with like laughing and I put heart emojis and then she's like, "No, I'm serious," and I was like, "Okay," but before that we called before. So she came over and I went to her car though. Like she parked at the other end of the street and she said, "Okay, I'm here," and then I just walked outside. in ogni caso, i due iniziarono comunque a diciamo fare cose, potete immaginare, e sono arrivati addirittura a fare queste cose persino in una aula della scuola, sotto gli occhi di un altro studente che era rimasto lì a guardare. Questo altro ragazzo sarà proprio uno di quelli che dirà alla polizia quanto si era sentito fuori luogo mentre era lì a osservare queste cose che stavano succedendo tra questi due. Inoltre, sembra che l'insegnante avesse cercato anche di flirtare con un altro studente, anche se la loro relazione non decollò come questa. In ogni caso, sono presenti tutti gli screenshot delle loro discussioni. E tra l'altro, questa ragazza ha detto che avrebbe rinunciato al suo lavoro, che così sarebbe potuta rimanere con questo ragazzo, tutto il tempo. Capite quanto stava male questa. Molti studenti iniziarono a notare come se tra i due ci fosse una sorta di relazione o qualcosa stesse avvenendo, perché c'erano vari favoritismi attraverso questo studente, poi c'erano dei ricorrenti tocchini, non so esattamente che cosa intendessero, però sembra come se ci fosse una strana tensione tra l'insegnante e questo ragazzo, e sappiamo bene qual era la tensione. Tre degli studenti dissero i loro sospetti al preside della scuola, il quale iniziò subito ad investigare.
A un certo punto comunque l'insegnante scoprì di questa indagine in corso, diciamo, e andò subito dal preside in lacrime. Mentre nelle lacrime l'insegnante disse al preside che tutto quello che era stato detto nei suoi confronti era falso e che non era successo nessuna cosa con nessuno dei suoi studenti, tant'è che lei amava il suo marito e non voleva che il suo lavoro fosse messo in discussione per via di queste voci infondate. Tuttavia, i genitori del ragazzo iniziarono a notare degli atteggiamenti un po' strani e quindi installarono, diciamo, dei... non so esattamente cosa sono, però come dei sistemi di monitoraggio del suo cellulare per vedere se fosse tutto ok. E mentre monitoravano il suo telefono, notarono che c'erano molti messaggi dell'insegnante che lo chiamavano baby e la cosa sembrava un po' strano, tant'è che i genitori chiedero al ragazzo se stesse avendo una relazione con la sua insegnante. Si tratta comunque di un teenager. E quindi il ragazzo confessò che ha avuto una relazione e dei rapporti con la sua insegnante in varie occasioni. I genitori erano completamente sotto shock, anche perché comunque avevano una buona relazione con questa insegnante, che pensavano fosse una buona persona, e non potevano capire come questa donna si potesse comportare in questo modo. C'è anche una telefonata di Britney, quindi di questa insegnante, a questa famiglia, in cui gli implorava di non portare questo fatto alla polizia e se c'era il modo di poter sistemare le cose fra loro. E la famiglia del ragazzo telefonò anche al marito, il quale però disse che era già al corrente di questa situazione e chiese di perdonarla in qualche modo. Qua c'è un pezzettino della loro discussione. I don't care what you wanna you what type of perverted person are you? I wanna know right now. You're a child molester, do you understand me? No. Why do you say that? Oh, gee, I'm a lot smarter than you. Can we meet, to talk about this? Is there something we can settle out, outside? Oh yeah, that's what we can do so I can give you a chance to do it to some other kid. Yeah, that's exactly what we're gonna do. That's exactly no. And make sure you tell your husband what's going on. He's right here. Can he talk to you? Oh yeah, put your husband on the phone. She's done so much and she made a huge mistake. The biggest mistake of anybody could ever make in the whole entire world. But she think about, God preaches forgiveness, man. Your wife decided to be a monster and on a child. She scarred my son mentally. Do you understand what a 13-year-old boy did to the teacher? Do you get that at all? Do me a favor. Do not call this number back again. The next time you'll hear from me will be in court. E qua ci sono anche dei pezzettini di video della donna mentre era stata interrogata. I'm sorry. That's okay. I do know. I'm not going to ask you any more questions because you said you wanted an attorney. So, did you have any more questions for me? What are the next steps? The next step is basically you do go to jail okay. tonight. I submit some paperwork. I'm little. They're going to tear me apart. Well, I mean, if you have problems with somebody, you can voice that to somebody, okay? And if there are problems, they can isolate you. How long do I stay in jail for? E in ogni caso ha cercato di chiedere scusa e ha anche detto che lei non è il mostro che tutti pensano che lei sia. Ha detto che le sue azioni, tutto quello che ha fatto, non era lei e che avrebbe voluto vedere comunque uno psicologo perché non si stava bene. E queste cose che aveva fatto, le aveva fatte perché non era in lei. La donna ha ricevuto la più grande pena che potesse ricevere per questa tipologia di caso, tuttavia dal momento che non aveva nessun passato criminale, la sua sentenza è stata ridotta a 20 anni. Il padre del ragazzo ha scritto una dichiarazione che ha chiesto al suo avvocato di leggere in corte. Vi leggo adesso qui le sue parole per voi. Adesso tu passerai la maggior parte della tua giovinezza e anche della tua età adulta in prigione. Mio figlio crescerà, avrà una vita felice, si sposerà e avrà dei bambini per conto suo. Non permetterò che tu interferirai ancora con la sua vita. Il bene vince sempre sul male. E inoltre i genitori di questo bambino hanno anche aperto una causa nei confronti della scuola, dell'intero istituto e del preside, dal momento che il preside era al corrente di questa situazione da più di un mese, almeno conosceva le voci e non è intervenuto.
Il processo contro questa scuola è ancora in corso, quindi non so l'esito. Tuttavia, l'insegnante adesso sta scontando la sua pena e uscirà di prigione quando avrà più di 40 anni. Il marito di questa donna ha chiesto il divorzio, anche se l'ha sostenuta durante tutto questo percorso e processo. Per quanto riguarda invece la famiglia del bambino, si è trasferita in un altro paese e non ci è stato rivelato dove per garantire la privacy di questo bambino. E speriamo che un giorno si riprenda tutto quello che gli è successo. E non lo so, ragazzi, questa è stata una storia abbastanza, diciamo, controversa, ovviamente. Mi ha ricordato molto il caso di cui avevo fatto un video qualche mese fa, ve lo lascio qui, di questo insegnante che. La situazione era abbastanza simile, tuttavia la grande differenza, che non lo so, magari succede anche in questo caso, non lo possiamo sapere, ma dubito perché non sembra che ci sia stata questa relazione o questo amore tra questo insegnante e questo studente, cioè mi sembra che la storia sia ben diversa, però che quando l'insegnante poi era uscita di galera si era sposata con questo ragazzo. La storia è un po' lunga e complessa, vi lascio qui il video, ve lo lascio qui, se volete andarvelo a vedere potete andarlo a vedere. Per il resto io vi saluto, se vi è piaciuto questo video mi raccomando lasciate un mi piace che mi aiuterete a crescere su YouTube e noi ci vediamo al prossimo video. Un ciao da Seba!